affari. Pensa com'è difficile per Conor giocare questo pool. Se va 30-40. La poteva prendere solo al secondo rimbalzo. Grande apertura del campo da parte di McEnroe. 30-40. Palla break. Palla per un secondo break. In questo set. Forse anche l'ultimo, dopo non ci sarebbe più bisogno. Situazione per Jimmy Connors sempre più disperata, sempre più difficile. Hai detto bene, è proprio disperato. Tentato di cogliere il punto sulla risposta al servizio McEnroe, si è fermata sul nastro la sua palla, 40 pari. Se passava l'avrebbe fatto perché Connors era rimasto impietrito, non aveva visto assolutamente dove andare. Angolo impossibile. Fuori il dritto di McEnroe, vantaggio Connors. Fuori di un soffio. Grandissimo applauso. Ma non basta l'incoraggiamento del pubblico a cambiare fisionomia di un incontro che McEnroe sta letteralmente dominando. Connors oggi ha vinto solo all'applausometro. È il secondo doppio fallo dell'incontro. Nessun doppio fallo per McEnroe, che ha messo a segno 13 ace. Nessun ace per Connors con due doppi falli. Risposta in rete di McEnroe, vantaggio Connors. Per Jimmy Connors, e qui c'è naturalmente avverte Connors la difficoltà di essere costretto a una seconda palla più profonda del solito per evitare l'attacco di McEnroe. Quindi sono doppi falli insoliti per Jimmy Connors, ma che si spiegano nella particolare difficoltà dell'incontro. Jimmy dovrebbe cercare di mettere dentro la prima. Ha centrato proprio la risposta questa volta McEnroe. La terza volta che c'è il vantaggio, speriamo che lo faccia questo game. Almeno questo. Mica facile, eh? Guarda. Sulla riga il dritto di McEnroe. Sembrava che andasse fuori, è rimasto fermo anche Connors. Quello degli scambi da fondo campo è un settore del gioco dove di solito Jimmy Connors domina, o comunque è superiore a tutti gli avversari. Oggi McEnroe è migliore di lui anche negli scambi da fondo, quasi doppio fallo. Alla corsa, guarda cosa ha fatto! Out, chiamato out! Meritava di essere dentro questa palla di Connors. Attenzione, riproposta. Splendida, eh? Sì, perché era difficilissima. Il pubblico protesta, ma guarda Patty McGuire. Non lo so, io non l'ho vista bene la palla. So solo che il colpo di Connors era straordinario. Io francamente l'ho visto fuori, ma è chiaro che il pubblico l'ha visto buono anche perché parteggiano tutti per Connors. Non c'è dubbio, non c'è dubbio. Non si può pretendere l'obiettività da un pubblico che sostiene un giocatore che è in grosse difficoltà.
conclusione al volo di rovescio da parte di Connors. Ripeto, a questo incontro manca solo l'equilibrio. Tanti spettatori si sono alzati in piedi per applaudire a questo colpo. Fa del giorno che trovassimo due giocatori capaci di giocare come gioca McEnroe oggi. Possiamo voglio dire che il pubblico in un certo senso ha gettato la maschera, proprio adesso il tifo per Jimmy Connors sta diventando proprio palese, aperto, in un certo senso quasi sfacciato, quasi europeo. Chissà se Connors si esaltasse e riuscisse. Ma il problema è che deve calmarsi McEnroe. Bella. Guarda cosa fa! Da tre quarti di campo, straordinario! Grandissimo Condos in questa circostanza! Un'autentica prodezza la sua e una prova di carattere straordinario, perché in situazione difficilissima di punteggio di fronte a un avversario che sta giocando benissimo si sta proprio ribellando a questo strapotere di McEnroe. Il punteggio è 4-3 McEnroe nel terzo set, McEnroe ha vinto i primi due set per 6-1-6-2, chiamata dagli amici della ESPN, qui nella press box, nella tribuna stampa della Reunion Arena, dove sto assistendo a questa finale che, ripeto, mi sta offrendo una delle migliori prestazioni in assoluto nella quale io nella mia carriera abbia mai assistito. John McEnroe gioca come meglio non si può giocare a tennis, ecco a fianco a me Ubaldo Scanagatta, 6-1, 6-2, 4-3 il punteggio per John McEnroe fino a questo momento. L'impressione è che ci sia stato un richiamo nei confronti di McEnroe. Il guaio è che McEnroe riesce a mettersi in questi pasticci. Ecco qui l'arbitro inquadrato, Leon Lipp. È stato ammonito ufficialmente John McEnroe. Dicevo, McEnroe riesce a mettersi in questi pasticci anche in situazioni di punteggio molto favorevoli. Se Connors deve riuscire finalmente a fare un break a McEnroe, questo è il momento. Ma beh, qui il pubblico è quasi scorretto. È che McEnroe è abituato a giocare in situazioni ambientali difficili, con il pubblico che gli è sfavorevole. A Wimbledon, per esempio, gli inglesi non gli hanno mai perdonato certi atteggiamenti sul campo centrale di Wimbledon, che per gli inglesi è come una cattedrale del tennis. E questa è una prodezza di Connors, perché come abbia fatto a riuscire ad arrivare su quella palla e a buttarla di là nei piedi a McEnroe, io veramente non lo so. 15 pari. Anche Connors non era molto simpatico al pubblico nei suoi primi anni. Ah, c'è chi ha detto, il mio amico Bud Collins, uno dei più popolari giornalisti e commentatori televisivi americani, ha detto che c'è voluto l'avvento di John McEnroe per far diventare Connors simpatico al pubblico. Beh, ci vorrà uno peggio di McEnroe allora per far diventare simpatico. Difficile, difficile. Si arrampica McEnroe su questo pallonetto di Connors, match vincente 30-15. Qualche volta ci si dimentica anche noi nei commenti di sottolineare l'abilità atletica di queste, la freschezza, la capacità di saltare come ha saltato McEnroe adesso. E fa tutto con tale facilità da farlo sembrare facile. È la dote, la qualità dei grandi campioni. Ha cambiato idea il giudice.